Bentornati e bentrovati a Storie, il tentativo quotidiano di ascoltare, raccontare la storia dell'Occidente per trovare un pezzettino della nostra storia e comprendere di più il nostro presente. Abbiamo raccontato dello sviluppo di quello che si chiama Medioevo ellenico. Ecco, il Medioevo ellenico finisce nel momento in cui accade qualcosa di interessante e di sconvolgente. Questo qualcosa di interessante e di sconvolgente non dovete pensare che sia un avvenimento storico dalla portata clamorosa, ma è qualcosa di quasi impercettibile. Il Medioevo ellenico era diventato un insieme di villaggi. Questi villaggi erano governati da un basileus. Questo basileus aveva in sé tutto il governo del villaggio e della comunità del villaggio. Ebbene, a un certo punto succedono due fatti impercettibili. Il fatto che il basileus si trovi giorno dopo giorno ad affrontare degli opliti. Gli opliti erano coloro che combattevano per la città, per il villaggio, e quindi volevano avere voce in capitolo. Degli opliti che giorno dopo giorno acquistano sempre più peso e diventano degli interlocutori dei quali lui non può fare a meno. Improvvisamente la bilancia del potere si sposta dal singolo alla comunità, dall'individuo al popolo. È una cosa interessantissima che in Oriente non c'era stata. Abbiamo parlato di città-stato, abbiamo parlato di antiche città che signoreggiavano grazie alla concezione orientale dell'uomo solo al comando. Ebbene, qui nel Medioevo ellenico succede qualcosa di interessantissimo. Questo basileus, che è il fulcro religioso, sociale e civile della comunità, perde via via peso, diluisce via via il suo peso a vantaggio della falange oplitica, a vantaggio della comunità. È quello che i greci chiamano sinecismo, l'unione delle case. Unione delle case che non è soltanto un'unione delle case interna, cioè che le case cominciano a diventare non più distinguibili l'una dall'altra, ma quasi come che il villaggio fosse l'unica grande casa, ma anche il fatto che i villaggi fra di loro cominciano ad avere rapporti sempre più stretti, per cui villaggi diversi cominciano ad unirsi e ad avvicinarsi sempre di più e a controllare insieme un'intera zona. Nasce quello che noi chiamiamo comunemente polis. Ma la polis, attenzione, non è la città, come se ci fosse un'equivalenza fra la polis e la città moderna. No, la polis è qualcosa di più. La polis è il risultato di un fenomeno di sinecismo, cioè di messa insieme delle case, di riconoscere il fatto che la tua casa ha a che fare con la mia casa, che la tua casa è la mia casa, che il proteggere la tua casa diventa fondamentale per la mia casa. Questo processo di sinecismo è accompagnato anche da un processo politico fondamentale, che è il rafforzarsi del potere dell'assemblea a svantaggio del potere del basileus, il diluirsi del potere del basileus nel potere dell'assemblea. Questi due fenomeni, il sinecismo, il concepire le case non più come divise ma come una, e il crescere del potere politico dell'assemblea, fa nascere qualcosa che storicamente non c'era mai stato e farà concludere e chiudere il Medioevo ellenico. Nasce la polis, che non è la città, ma è una qualcosa di tipicamente occidentale, qualcosa che dobbiamo ancora comprendere, ancora capire, ancora conoscere, perché abbiamo a che fare con qualcosa di profondamente nuovo che merita di essere scoperto nelle prossime puntate qui a Storie.